Buongiorno, oggi vi voglio presentare un locale commerciale. Siamo in centro a Ravenna, in angolo tra via Guidone e via Gardini. È molto interessante, molte vetrine, e adesso partiamo e lo andiamo a vedere nel dettaglio sia dall'esterno che dall'interno. Come potete vedere, dall'esterno c'è un portico per quanto riguarda la possibilità di poter visitare attraverso le vetrine tutto il contenuto che può essere esposto nel nostro locale, e abbiamo anche 5 vetrine sul lato di via Guidone. Adesso entriamo e così lo guardiamo nei dettagli. Eccoci dentro al locale. Come potete vedere, guardandovi attorno e quindi girando con il dito sullo schermo, possiamo notare che le dimensioni sono molto generose. Questo è il frutto della fusione di due ambienti, gli ambienti di ingresso e tutto il lato che si svolge sul lato destro, e invece anche il locale che continua lungo il portico. Possiamo contare numerose vetrine, perché qui abbiamo 5 vetrine sul lato di via Guidone e altre 1, 2, 3, 4 vetrine sotto i portici. La fusione è dovuta all'accordo tra le due proprietà, ma può essere ripristinato un utilizzo solo del locale dove ci troviamo noi adesso, dove siamo entrati, chiaramente ripristinando le opere murarie per dividerlo. Prima che iniziassero i lavori di demolizione della parte precedente, avevamo quindi possono essere chiaramente ripristinati due postazioni di bagno, che abbiamo un pavimento bellissimo in marmo che con una pulita e una lucidata ritorna senz'altro alla brillantezza originale, e altezze generose con la possibilità chiaramente di controsoffittare per utilizzare un'illuminazione che sia più funzionale all'utilizzo. Attualmente questo è un negozio, questo non toglie che possa essere anche destinato eventualmente a destinazioni d'uso diverse. In questo momento però la ristorazione per via della disponibilità della canna fumaria che manca non è possibile prenderla in considerazione. Ecco, adesso ci siamo spostati qua in fondo, perché la superficie solo di questa parte qui supera i 140 metri, E quindi abbiamo solo queste quattro colonne che in qualche modo ci possono impedire di poter avere un open space, ma però ci danno un punto d'appoggio per poter poi dividere gli ambienti qualora fosse necessario. In questo momento ci siamo spostati nel locale che si sviluppa soprattutto sotto i portici. Allora, questo locale qui è funzionale a un allargamento di quello in cui noi abbiamo l'incarico di locarlo, quindi la delimitazione a grandi linee di questo dall'altro lo possiamo seguire con la pavimentazione. La pavimentazione color chiaro è del secondo locale, mentre quello di cui noi abbiamo l'incarico per la locazione è tutto quello che ha la pavimentazione in marmo e ha a disposizione 1, 2, 3, 4, 5, 6 vetrine. Chiaramente qui c'è bisogno di lavori di ripristino, come abbiamo visto, ma sono lavori che devono essere messi in cantiere chiaramente in funzione dell'attività che chi viene qui desidera svolgere, quindi le finiture e tutto quello che è lo studio dell'arredo va fatto poi su misura. L'importante è valutare se le dimensioni, la collocazione, il numero di vetrine è funzionale allo scopo per cui in qualche modo si cerca la tipologia di locale adeguato all'attività economica.